Buonasera visualizzazioni e bentornate in questo nuovo video. Io sono Gematria e qui ogni tanto mi occupo di andare a vedere quelli che sono i video più atroci che gli esseri umani possono aver mai prodotto. Oggi voglio trattare insieme a voi uno dei video più terribili che abbia mai visto in vita mia. Non è stato rilasciato troppo tempo fa, apparendo per la prima volta su narco footage su Reddit. Penso che si sia capito, ma nel dubbio lo ripeto lo stesso, questo qui non è un video per deboli di cuore. Quindi sappiate che tutto ciò che state per vedere lo state facendo a vostro rischio e pericolo. Se volete un consiglio però da parte mia, essere informati su queste cose è importante, quindi magari cercate di fare quello sforzo in più. Video pesanti come questi rischiano davvero tanto, ma fortunatamente in nostro soccorso c'è Pumpling. Infatti le maglie che mi vedete indossare in questi video sono di Pumpling, e con il mio link e il mio codice, Gematria tutto maiuscolo, avrete diritto a degli sconti sul sito, oltre che a delle calze omaggio. Vi lascio qui sotto, sia in descrizione che nel primo commento, tutto quello che può servirvi, perché utilizzando sia il mio codice che il mio link aiuterete veramente tanto il canale. Vi ringrazio in anticipo, fatemi sapere che cosa avete scelto taggandomi su Instagram e adesso torniamo al caso di oggi. Dunque ragazzi, il video del quale voglio parlarvi oggi è conosciuto in maniera un po' più volgare come spoon video o spoon short video e coinvolge il famigerato cartello CJNG, cartelli a rischio nuova generation. E per chi non lo sapesse, è uno dei cartelli messicani più cattivi e crudeli che esistano, noti per la loro brutalità nelle loro esecuzioni. Questo video è ambientato in uno dei conflitti in corso in cui si trova il CJNG, che ho trattato molte volte all'interno dei miei video. In particolare abbiamo parlato di quell'influencer messicano che ha cominciato a stuzzicare questi cartelli messicani sui social, e poi se volete sapere com'è finita avete il video. Non è finita bene comunque. Mi rendo conto però che parlando di cartelli messicani si mette in mezzo un qualcosa che non tantissime persone qui in Italia sanno, quindi che cos'è un cartello messicano? Volendola dire in maniera molto volgare, un cartello messicano è il corrispettivo super saiyan di una cosca mafiosa qui da noi. La differenza però è che all'interno di questi ambienti la violenza è così efferata perché questi cartelli, per accrescere la loro reputazione, hanno bisogno di spargere in giro dei video in cui fanno delle persone il peggio che possa venire in mente a un essere umano. Il cartello di Sinaloa, per esempio, è stato reso popolare anche dalle serie TV come Narcos, oltre che dallo status di celebrità di un ex leader del cartello, El Chapo. Attualmente El Chapo sta scontando l'ergastolo in una prigione degli Stati Uniti, però questo non ha assolutamente messo in difficoltà il suo cartello. In realtà è altamente improbabile che El Chapo fosse il vero leader del cartello di Sinaloa, era più una figura pubblica, una sorta di influencer per il cartello, qualcuno che prestava il suo volto per far paura alle persone. Questa è una cosa molto interessante dei cartelli, non si tratta semplicemente di persone che rimangono nell'ombra a fare le loro schifezze. Si parla di persone che non soltanto lo fanno alla luce del sole, lo fanno sfidando chiunque, e tra i vari cartelli ci sono in corso tantissime guerre interne. Vogliamo dirla tutta poi, il CJNG è noto per utilizzare i social network, come per esempio TikTok, per reclutare giovani ragazzi che si affascinano a questo mondo, senza sapere minimamente tutto l'orrore che c'è dietro. Ovviamente anche video simili a quello di cui vi sto per parlare, che abbiamo trattato sul canale, sono tutti quanti video di propaganda. Questo perché la guerra non si fa soltanto con le armi, è anche psicologica. Imprimendo queste immagini alle persone si rafforza un ideale, si rafforza ovviamente anche l'immaginario che si ha di tutta quanta la questione. E per carità,
non è niente di lontano da quello che viene mostrato, però la propaganda è importante per i cartelli. Quindi questo è per chiarire il perché questi cartelli mettano in giro questi video. Non sono video che sono stati trafugati, sono video che loro stessi pubblicano nella speranza che arrivino a quante più persone possibili, in modo da far vedere la loro potenza e far vedere anche quanto fanno paura. Parliamo però adesso del video in questione. Dura circa 27 secondi e mostra due uomini seduti a terra con le mani legate dietro la schiena. Le vittime sono state poi identificate come due membri del cartello di Sinaloa. Il video inizia con l'uomo più vicino alla telecamera che indossa una maglietta bianca a cui vengono tolte le dita una per una con delle cesoie. Non mostra segni di dolore, c'è soltanto una piccola pozza rossa che si forma dove sono le sue mani. In questo caso, probabilmente, la prima cosa che viene in testa a chiunque si trova davanti a un qualcosa del genere è il quanto si possa essere desensibilizzati in contesti di tortura estrema. Andando avanti nel video, comunque, l'uomo con la maglietta blu subisce un destino ancora peggiore. Gli tengono i capelli mentre il suo viso è completamente coperto di sangue, dando l'impressione che stia piangendo. Il suo aguzzino usa un cucchiaio per cercare di rimuovere l'occhio destro della vittima. Nonostante la qualità non eccellente del video, come in molti casi, è indubbio che quest'uomo non vedrà mai più. Il video si conclude con l'uomo in maglietta bianca a cui sono state rimosse tutte le dita e l'uomo in maglietta blu che ha subito l'enucleazione degli occhi con un cucchiaio. È abbastanza agghiacciante pensare che questa non è la parte peggiore di tutto ciò che gli è stato fatto, ma il fatto che siano stati lasciati in vita. E tantissimi rapporti su questo caso mostrano che sono stati costretti a combattere tra di loro dopo questo video. Sinceramente, ragazzi, io ho trovato questo video particolarmente inquietante. Sebbene tutti questi video che trattiamo sul canale siano disgustosi, qualcosa in questo mi ha colpito in modo particolare. Le immagini sono estremamente inquietanti e l'idea di vivere una simile esperienza è traumatizzante. Ovviamente non vi consiglio di andare a cercare questo video, come sempre, anche perché in questo caso è molto difficile da trovare. Cercate anche di rendervi conto che io, oltre che per le regole di YouTube, non metterei comunque il video nel video per un fatto di sensibilità nei vostri confronti. Se vi dico non andate a cercarlo, non guardate, state tranquilli, io non lo faccio per psicologia inversa. Lo faccio semplicemente perché tanto lo sapete che cosa c'è a questo punto, quindi che mi veniate qui sotto nei commenti a dire "Oh, sono andato a cercarlo", per favore. Detto ciò, questo è tutto quello che c'era da sapere sullo Spoon Video. Fatemi sapere ovviamente se lo conoscevate già, fatemi sapere che cosa ne pensate e ovviamente fatemi sapere che cosa sapete in generale dei cartelli, perché non c'è tutta questa informazione in Italia. Detto questo, io vi ringrazio e noi ci vediamo alla prossima.